Dunque, il titolo che ho voluto dare a questo mio intervento è praticamente, sottende qualcosa che si attendeva, e poi vi spiegherò il perché man mano che farò scorrere le diapositive. Siamo nel terzo millennio e quindi, in un certo senso, come fra poco vedremo, qualcosa ce l'aspettavamo. Vorrei iniziare con questa prima diapositiva che ho riportato proprio in occasione del fatto che nel 1969 uno dei più grossi e importanti chirurghi degli Stati Uniti aveva detto che era tempo di chiudere definitivamente il libro delle malattie infettive e di devolvere tutti i fondi destinati alle malattie infettive, che ormai erano, secondo lui, definitivamente sconfitte, alle malattie croniche e soprattutto al cancro e alle malattie cardiache. Questo perché era stato, diciamo, detto anche in occasione del fatto che era stata sconfitta la difterite nel lontano 1920, tant'è vero che dal 1920 praticamente crolla la mortalità per la difterite non soltanto in Europa ma nel mondo. Era stata sconfitta la poliomielite nel 1956 e nel 62, come sapete. Due più grandi ricercatori che hanno allestito i vaccini sono rispettivamente Salk e Sebin di quegli anni, ed era una malattia che flagellava, diciamo, l'umanità non fosse altro proprio per l'elevatissima mortalità che c'era in età infantile, ma soprattutto proprio per la paralisi dei muscoli respiratori che portava praticamente questi bambini alla condannati a vita purtroppo nel polmone di acciaio. La sconfitta contro altre tre malattie importanti, soprattutto dell'infanzia, morbillo, parotite e rosolia, a seguire poi sarebbero venuti, diciamo, i vaccini contro il virus dell'epatite B e il virus del papilloma, che è appunto responsabile del carcinoma della cervice uterina nella donna. Quindi, diciamo, sulla base di queste premesse, egli aveva asserito che molto probabilmente non era più necessario investire sulle malattie infettive. Ma come si rivelò dopo, purtroppo niente di più erronea era stata la sua previsione, perché dagli anni 70 nuove malattie infettive escono dal vaso di Pandora. Il vaso di Pandora, voi vedete che fuoriescono soprattutto disgrazie, cose nefaste. Bene, 40 nuove malattie infettive praticamente flagellano l'umanità. E tutto questo, indubbiamente, ha a che fare con che cosa? Ha a che fare con tutto ciò che l'uomo cioè si interfaccia con gli animali. L'uomo si interfaccia con gli animali si interfacciano con l'uomo, da questo nascono le zoonosi, le antropozoonosi. Pensate, ci sono oltre 1700 agenti patogeni che possono colpire l'uomo, di questi circa il 50% sono zoonosici. E ben 114 su 156 malattie emergenti, che è un altro concetto ancora, sono zoonosi. Dicevamo 49 malattie infettive, voi qua vedete nel globo, alcune di queste le avete sentite nominare. Addirittura risalgono a qualche decina di anni or sono, quindi vediamo la chikungunya, vediamo il virus Zika, di cui c'è stato qualche caso anche a Ferrara, vediamo la dengue, vediamo il West Nile, vediamo poi due recenti malattie che sono state trasmesse dal coronavirus, rispettivamente nel 2003 e nel 2012, attribuibili ai due virus SARS-CoV-1 e MERS-CoV. Oltre a tutte le altre malattie che vedete qui ben impiantate, tra cui l'HIV, la malaria, eccetera, eccetera, e poi c'è stata la volta del virus Ebola. Fine giorni nostri alla infezione da SARS-CoV-2, responsabile della malattia da Covid-19. Le due malattie di cui abbiamo fatto accenno poc'anzi, la malattia, cioè la SARS e la MERS, rispettivamente sostenute da SARS-CoV-1 e da MERS-CoV, sono malattie ad impronta respiratoria in quanto causano una importante pneumopatia interstiziale,
spesso mortale, che vengono attribuite da un punto di vista patogenetico alla trasmissione di questa infezione da parte del pipistrello. Ora uno si immaginerebbe che il pipistrello in qualche modo è in grado ed è responsabile di sostenere queste due malattie. Ma come le sostiene queste malattie? Queste malattie le sostiene in pratica in un semplice modo, passando praticamente il virus che essi stessi portano e di cui sono portatori attraverso un ospite intermedio che è lo zibetto nel primo caso e il dromedario nel secondo caso. Quindi uno può pensare che siano due malattie zoonotiche che sicuramente hanno a che fare col pipistrello, che in un certo senso è l'ospite definitivo, ma il virus, affinché passi dal pipistrello all'uomo, deve passare in due ospiti intermedi, che sono appunto lo zibetto e il dromedario. Due animali molto vicini all'uomo. Pensate che lo zibetto, la malattia, la SARS, è una malattia che è originata nel Guangdong, nel sud della Cina. Lo zibetto era l'ospite intermedio, lo zibetto veniva perlomeno utilizzato per produrre profumi dalle ghiandole anali. Quando i cinesi hanno scoperto che lo zibetto era l'ospite intermedio, hanno sterminato praticamente tutti gli zibetti della Cina, cosa che non si poteva fare invece col dromedario o col cammello, in quanto sono due animali assolutamente importanti per l'economia dell'Arabia Saudita, malattia da cui origina appunto la MERS. Quindi dicevamo pipistrelli e coronavirus, uno stretto connubio che ci fa capire di quanto sia importante questo mammifero che è il pipistrello, che è il serbatoio naturale non solo di SARS-CoV-1 e di MERS, ma anche, come vedremo fra poco, della SARS-CoV-2 responsabile della Covid-19. Quindi in ultima analisi lo possiamo definire il pipistrello come una fabbrica biologica del coronavirus, e questo è così vero per il fatto che i coronavirus che vengono ospitati nell'apparato gastrointestinale del pipistrello sono oltre 200, però il pipistrello non si ammala grazie alla perfezione del sistema immunitario che lo preserva dal contrarre l'infezione dal coronavirus. I pipistrelli, a seconda della specie, qua ne vedete uno in particolare che è il Rhinophilus hippocidulus bat, trovano rifugio soprattutto nelle fessure delle rocce, nelle grotte, nelle caverne, nelle cavità degli alberi, nei sottotetti, nelle soffitte, nelle cantine. Ce li abbiamo in pratica dappertutto i pipistrelli. E questi pipistrelli, come voi vedete e come abbiamo già detto poc'anzi, rappresentano in un certo senso l'origine della trasmissione del coronavirus all'uomo. Non sempre, perché come voi potete vedere in questa immagine, in soli due casi si interpone il ratto come ospite naturale, ma in tutti gli altri voi vedete che l'ospite naturale, quindi l'ospite definitivo, è il serbatoio più importante, il pipistrello, e poi attraverso il passaggio in determinati ospiti intermedi, come per esempio il lama per questo primo coronavirus che voi vedete qui su, che è l'HCoV-229E, che si trova nella parte centrale dell'Africa. Poi c'è anche quello responsabile della SARS, come vi ho detto, quello zibetto, il dromedario responsabile della MERS, e poi così via. Quindi possiamo dire che, in ultima analisi, questo passaggio del coronavirus dall'ospite naturale all'ospite intermedio, quindi all'uomo, è un esempio efficacissimo di salto di specie, per meglio dire, di spillover. Quindi introduciamo il concetto di spillover, che è andato così tanto di moda fino all'anno scorso, quando appunto si cercava di disquisire, di tirare veramente le somme per quanto riguarda l'origine di questa nuova pandemia. E allora, tutto ha inizio nel dicembre del 2019, cominciamo così ad addentrarci nell'argomento attuale per cui io sono stato chiamato a tenere questa relazione, quando a Wuhan scoppiano dei casi di pneumopatia interstiziale piuttosto severi. Wuhan è diciamo, una città molto importante, è una città che è capoluogo della provincia dell'Hubei, si trova appunto nella parte meridionale della Cina, è una città grande, molto grande, che per qualche verso può sembrare una città occidentale come New York, ha 9-10 milioni di abitanti e guarda caso è grande più o meno quanto da sola, quanto la Lombardia. A Wuhan che cosa c'è? Come in tutte le città della Cina, c'è il mercato
il mercato degli animali. Il mercato degli animali, siano essi vivi, siano essi morti, che vengono scuoiati di fronte al cliente che vuole comprare uno di questi animali per cucinarlo a casa, e praticamente non viene certamente rispettata né l'igiene né soprattutto quello che è la catena del freddo, perché non ci sono frigoriferi in questi mercati. Pipistrelli, nel caso specifico, praticamente vengono cucinati in varie forme, conditi come loro vogliono, praticamente e mangiati. Quindi, in un certo senso, questo poteva essere in qualche modo la prima, diciamo, documentazione di trasmissione del coronavirus a partenza dal pipistrello che arrivava all'uomo. A differenza però degli esempi che abbiamo visto precedentemente, questo tipo di questa patologia, che veniva chiamata appunto infezione 2019 nCoV, che più avanti ha preso la denominazione attuale di SARS-CoV-2, non si conosce l'ospite intermedio. Cioè praticamente la malattia passerebbe direttamente dall'ospite naturale, che è il pipistrello, all'essere umano. E quindi di conseguenza la malattia diventa poi una malattia interumana. Non è più una malattia come abbiamo visto nei casi precedenti. Ora, esempi di questo genere, cioè di quello che viene denominato lo spillover o salto di specie, ce ne sono stati tanti in passato. Guardate quello che è successo con la rabbia, la malattia dal cane rabbido, dallo sciacallo, dalla volpe o comunque dall'animale che in ogni caso è portatore del virus della rabbia, poi si umanizza e quindi diventa una malattia umana. L'Ebola ha fatto lo stesso giochetto, praticamente è passato il virus nella scimmia e poi dalla scimmia si è stratificato nell'uomo, la dengue lo stesso, l'HIV invece ha avuto un percorso, diciamo, particolare, perché dal cerco pitteco verde, che è una scimmia tipica del Centrafrica, praticamente si è umanizzata direttamente e adesso l'HIV, AIDS, è una malattia esclusivamente umana. Ma ritornando al pipistrello, da cui scaturisce il coronavirus, il cui ruolo è stato quello di causare l'infezione, un'infezione molto importante nel 2002-2003 che è la SARS, nel 2012 la MERS, ha aspettato poi quanti anni per riaffacciarsi alla ribalta e in questo scenario incredibile a cui tutti noi abbiamo assistito da un anno a questa parte, quando abbiamo per la prima volta potuto osservare questa nuova patologia, iniziata come epidemia e poi diventata pandemia. Ritornando allo spillover, ci sono tanti altri esempi di spillover. C'è lo spillover pollo-uomo, voi vedete qui che il pollo viene praticamente dissanguato, il sangue viene bevuto come diciamo, una bevanda piuttosto prelibata nel sud della Cina. Vedete poi i grandi spillover del passato, quegli spillover che ci hanno potuto far vedere tutte le varie influenze che si sono seguite dalla fine del 1800 fino ai giorni nostri e che sono tutte esclusivamente aviaria, soltanto qualcuna è aviaria e suina perché si è interposto il maiale praticamente nella catena di trasmissione del virus dell'influenza aviaria. Fino ad arrivare alla famosa Spanish flu, che è praticamente dalle anatre americane, praticamente è passata, come voi vedete, al suino e dal suino poi è arrivata all'uomo ed è stata, si può dire, la prima vera malattia globalizzata praticamente del secolo scorso. Spagnola che tutti voi conoscete, non sto a dilungarmi su questa malattia, circa 50-100 milioni di morti in 18 mesi, iniziata nell'agosto del 2018, ha colpito soprattutto i giovani. E soprattutto, diciamo, durante la Prima Guerra Mondiale e si è estinta definitivamente nell'ottobre del 2019. Lo spillover, d'altra parte, ha subito un'evoluzione nel suo concetto, perché se mentre prima abbiamo parlato di zoonosi, cioè quelle infezioni che venivano acquisite direttamente o indirettamente dal serbatoio animale, come per esempio la rabbia, il carbonchio, addirittura la BSE, quella malattia da virus Hendra, poi però si deve parlare adesso di concetto di spillover nel senso di malattie infettive emergenti, cioè vale a dire che questi microrganismi hanno subito una tale evoluzione in natura che si sono piano piano umanizzate, cioè vale a dire
hanno consentito il trasferimento di questa infezione da un essere umano all'altro e a questo punto sono diventate indipendenti dagli animali. E questo è il caso non solo della malattia da SARS-CoV-2, responsabile della Covid-19 e della SARS, ma anche dell'HIV, come abbiamo visto, dell'Ebola, della influenza H1N1, della febbre gialla, del West Nile, Zika e così via. Ebola sembrerebbe in apparenza un caso a parte, però in realtà se andiamo a osservarlo da vicino possiamo vedere che praticamente, e così introduciamo un concetto che riprenderemo alla fine, il passaggio di un virus da un animale all'uomo è tanto più frequente quanto più si spostano gli animali selvatici dal loro habitat, ad esempio a causa della deforestazione, che praticamente va contro e quindi non rispetta le prerogative degli animali. È andata così anche con Ebola. Gli abitanti della Guinea avevano deforestato, al posto della foresta ci hanno messo il palmetto, i pipistrelli si sono trasferiti nel palmetto perché era molto più comodo, non c'erano predatori, il cibo era abbondante, i braccianti si sono portati a casa i pipistrelli da far cucinare alle mogli. Le mogli si sono ammalate di Ebola e così la catena ha proseguito. Quindi una stretta interconnessione uomo-animale. E allora l'OMS, a cui fra poco arriveremo, come ha potuto arguire che l'origine della pandemia da SARS-CoV-2 potesse avvenire in qualche modo? È stata una zoonosi con uno spillover da un animale infetto ad un essere umano? Sembrerebbe l'ipotesi più probabile. È stata una zoonosi con ospiti intermedi del primo animale infetto ad essere umano? No, perché l'ospite intermedio nella Covid-19 non è mai stato trovato. Ci si è agganciato a tantissimi animali. Per definizione, un ospite intermedio è quello che sta vicino all'uomo. Hanno cercato il serpente, hanno cercato il pangolino, altra carne prelibata in Cina che viene venduta a prezzo d'oro e che viene consumata nonostante qualche volta sia proibito. È stata una trasmissione del virus attraverso il cibo e la catena del freddo? Neanche, perché ovviamente c'è un controllo molto accurato per quanto riguarda questo genere di procedure. È stata una trasmissione del virus in seguito ad un incidente laboratorio? Nel senso cioè che i pipistrelli a Wuhan non ci sono, ma l'uomo va a prendersi i pipistrelli perché li porta nel laboratorio di virologia di Wuhan, che è il più grosso laboratorio dello studio dei coronavirus al mondo. Pensate, studiano coronavirus dalla mattina alla sera. Beh, ma anche questa ipotesi sembra decadere definitivamente, perché è uscito da poco un importantissimo articolo su Nature Medicine che praticamente asserisce che lo studio delle caratteristiche strutturali biochimiche del genoma di questo virus sembra suggerire che si sia ottimizzato per legarsi al recettore umano ACE2, che è l'enzima che converte l'angiotensina. La sua proteina di superficie, di cui tanto si parla, non solo perché rappresenta il principale artefice della fabbricazione dei vaccini, e cioè la proteina Spike, ma presenta un sito di taglio polibasico funzionale della furina nell'aggiunzione delle subunità C1C2, cosa inconcepibile che non si può fare in laboratorio, e così via. Quindi diciamo che si può addirittura pensare che Galileo Galilei avesse ragione: la natura è implacabile e inalterabile, è piuttosto indifferente se è comprensibile per noi o non è comprensibile. Fatto sta che lo spillover è un dato di fatto. Nel frattempo, cosa succedeva nei primi giorni di gennaio del 2020? Uscivano degli articoli importantissimi fatti dai cinesi, comparsi sul New England Journal of Medicine e sul Lancet, che praticamente asserivano che cosa? Non soltanto che il virus era un virus ad RNA ed era stato praticamente isolato da un paziente affetto da questa nuova malattia, ma metteva a nudo le caratteristiche cliniche di questa patologia. Quadri radiologici assolutamente sovrapponibili a quelli di SARS-CoV-1 e della MERS, con sintomi, se vogliamo dire, abbastanza noti, che abbiamo sicuramente visto in quelle malattie, come in tutte le pneumopatie interstiziali date da virus: febbre, tosse, dispnea, mialgia, ed astenia,
fino ad arrivare all'insufficienza renale, per citare i sintomi più comuni e sintomi meno comuni. Ma la cosa importante che ha tratto in inganno tanti scienziati e proprio tanti medici è stato che questo virus in qualche modo fosse come una banale influenza, cosa assolutamente non vera. La malattia colpiva nella stragrande maggioranza dei casi, stiamo parlando dei primi lavori cinesi, nell'86% dei casi pazienti tra i 30 e i 79 anni, ma con un'infezione lieve nell'80,9%, nel 13,8% un'infezione grave, mentre nel 4,7% insorgeva insufficienza respiratoria, fino ad arrivare allo shock settico e l'insufficienza multiorgana. E allora arriviamo quindi alla 22 gennaio, si riuniva il comitato di emergenza dell'OMS, dopo che la diffusione della SARS-CoV-2 si era ormai non soltanto sviluppata in Cina ma anche in Corea e in Giappone. Nel frattempo un famoso oculista, che purtroppo divenne tristemente famoso perché morì di Covid il 7 febbraio, quindi qualche giorno più tardi, e che aveva per la prima volta denunciato che non si trattava di una SARS, ma si trattava di un nuovo coronavirus che sicuramente da lì a breve avrebbe fatto parlare molto di sé, l'OMS tuttavia ribadiva che in base alle informazioni che provenivano dalla Cina non c'era necessità di fare alcuna restrizione ai viaggi e al commercio. Quindi immaginatevi, i viaggi continuavano, i cinesi si spostavano, gli italiani e i tedeschi e altri paesi, altri viaggiatori che andavano verso la Cina, perché ci sono tante imprese straniere, portavano virus, fino a quando il 30 gennaio il direttore dell'OMS finalmente dichiara lo stato d'emergenza sanitaria internazionale, dopo più di un mese praticamente da quello che era intanto successo in Cina, con migliaia di persone, decine di persone morte, e che ancora non era stata presa sul serio quello che in realtà stava succedendo. Quindi arriviamo ai giorni nostri. L'anno scorso, a febbraio, la Lombardia, voi vedete, la Lombardia ha un importantissimo traffico aereo con la Cina, e quale parte della Lombardia? Soprattutto tutte le aziende della Brianza, Lodi con 460 aziende e tante altre che sono indovate tutte nel contesto praticamente del tessuto lombardo, ricchissime, che però avevano uno strettissimo movimento di aeroplani con la nazione cinese, da considerare poi anche IKEA e Amazon che si trovano a ridosso di Piacenza, che hanno rappresentato in un certo senso due colossali amplificatori dell'infezione che da lì a poco si sarebbe palesata in tutto il paese. D'altra parte, oggi con l'aereo è possibile arrivare ovunque, in un periodo di tempo inferiore a quello di incubazione di qualunque malattia, di numerose malattie infettive. Per cui se c'è una persona con una malattia infettiva come quelle riportate qui sopra ed è contagiosa, viaggiando può arrivare in ogni parte del mondo in meno di 24 ore. Quindi l'aereo è quello strumento che favorisce quella enorme, quella elevata accelerazione di una possibile diffusione di contagio, che non solo riguarda l'uomo, ma anche le merci, gli animali, i virus e l'insetto vettore. Tant'è vero che si parla di globalizzazione del virus o dell'insetto vettore. Il virus, quindi, in base a quello che vi ho detto, ai viaggi internazionali, a questo movimento intensivo praticamente che era così praticamente manifesto addirittura già da dicembre, ha fatto sì che scaturisse una pubblicazione per cui in Francia i francesi dicevano che il virus stava già circolando alla fine di dicembre, e noi l'abbiamo dimostrato lo stesso, tanto è vero che uno studio dell'Istituto di Tumori di Milano lo ha confermato, ma non lo ha confermato l'Università La Sapienza di Roma, nel senso che non hanno trovato campioni positivi di coronavirus tra la popolazione di quel periodo che aveva fatto il tampone. Al 21 febbraio il primo caso di Covid-19 a Codogno. Inizia l'incubo per l'Italia e per il mondo. Pensate, il numero dei deceduti 4 giorni dopo era già 890 e al 3 marzo avevamo 7200 deceduti. Praticamente la Lombardia diventa rossa
e la Lombardia va a chiudere praticamente qualche giorno dopo. Siamo nei giorni molto concitati in cui soprattutto tra Codogno e Piacenza e altre città dell'entroterra lombardo ovviamente vedevano pazienti affetti da Covid-19 ma ancora non avevano chiari né i sintomi né la diagnosi e quindi non sapevano come fare per affrontare la malattia e soprattutto per curarla. Quindi stavano succedendo delle cose molto gravi per cui proprio in quei giorni lì, e questo è un aneddoto che io vi riporto, il professor Ziong Pen, che dirigeva l'unità di terapia intensiva dell'ospedale di Wuhan, incontra sul web il dottor Stefano Paglia, diventato poi famoso, che dirigeva invece il dipartimento di emergenza all'Udi e Codogno. Loro di che cosa hanno discusso sul web? Identificare uno standard di cura per quei pazienti che già arrivavano numerosi a Codogno e condividere le conoscenze sui sintomi, la presentazione clinica della malattia, l'uso dell'ecografia del polmonare, del walking test per la stratificazione del rischio, al fine proprio di pianificare la risposta terapeutica per la gestione della pandemia e anche la politica sanitaria. E Stefano Paglia proprio ha formulato i cosiddetti fenotipi che prendono il suo nome. Sono dei fenotipi che passano praticamente, che vanno dal fenotipo 1 al fenotipo 5, e voi vedete che sono fenotipi che hanno una gravità in crescendo, cioè vale a dire il fenotipo 1 non presenta necessariamente sintomi respiratori, ma che probabilmente rappresenta la maggior parte dei pazienti e che devono essere semplicemente praticamente seguiti e follow-upati a casa. Passiamo poi al fenotipo 2 in cui si mostrano già, si palesano delle alterazioni radiografiche importanti anche con ipossemia arteriosa. Fenotipo 3, una severa ipossemia vista praticamente all'emogas analisi e così via, fino a quando voi vedete che arriviamo al fenotipo 5, praticamente un paziente grave, praticamente che necessita di una terapia intensiva e dell'intubazione. Abbiamo dedicato a questa al dottor Stefano Paglia una recente pubblicazione proprio in onore di questo soldato praticamente che è stato in trincea in Lombardia e che praticamente grazie a lui appunto ha coniato questi fenotipi che sono stati di grande utilità per la scienza. L'8 marzo su tutti i giornali compare l'articolo sui rotocalchi che ci diceva che la Lombardia praticamente era stata chiusa e pochi giorni dopo, il 12 marzo, chiude addirittura l'Italia. Voi immaginatevi quindi lo stato d'animo di tutti noi che abbiamo assistito a questa drammatica realtà di quei giorni cruciali. L'Emilia Romagna, lo stesso colpita, ma Ferrara era lontano dall'epicentro, dal focolaio lombardo. Il rettore ha chiuso tempestivamente, come tutti voi vi ricordate, l'Ateneo, l'ha chiuso soprattutto ai Veneti, perché il Veneto era stato colpito, era in quei giorni colpito duramente, non quanto la Lombardia, ma era colpito. E soprattutto poi l'ubicazione geografica, perché Ferrara si pone, come voi sapete, all'estrema propagine della Via Emilia, e quindi queste sono state le vere motivazioni che ci hanno fatto pensare del perché Ferrara venisse colpita di meno, almeno inizialmente, nella prima ondata pandemica dal coronavirus, cosa che poi invece con la seconda ondata non è avvenuto. Quindi non dipendeva, come è stato postulato, dalla presenza di un background malarico o talassemico. No, dipendeva praticamente soprattutto da questo che è riportato in eretto qui sotto. D'altra parte Ferrara, ho voluto riportare questo lavoro storico che abbiamo pubblicato quest'anno, molto interessante, perché Ferrara andrebbe ricordata proprio per le misure che ha adottato per contrastare la peste, pensate. E guardate quello che ha fatto Ferrara, un esempio fenomenale nella storia delle malattie infettive. Aveva messo le guardie alla porta della città, aveva predisposto lazaretti, i medici dovevano stare in sicurezza, non andavano direttamente a disporsi a curare gli ammalati con la peste. Mascherine c'erano, non quelle di adesso, ma mascherine di tela cerata. Trattamento di ogni caso sospetto come se fosse un vero caso di peste.
misure di sostegno per le classi più povere della popolazione, norme veterinarie e igieniche per la città e per le abitazioni, chiusure delle chiese per evitare assembramenti, limitazione di ogni tipo di relazione sociale ed economica all'interno e all'esterno della popolazione. A Ferrara avevano scoperto tutto. Io adesso rido, voi non mi vedete, però indubbiamente è molto importante quello che si faceva già in passato e quanto la storia ci stia insegnando, perché in realtà noi non abbiamo scoperto niente col coronavirus, l'avevano già scoperto gli altri. Abbiamo scoperto il vaccino, questo sì. E siccome questa relazione l'ho voluta anche fare proprio per mettere a nudo le magagne che sono state, gli errori che forse sono stati commessi, gli errori purtroppo poi si sa a che cosa sono dovuti questi errori, ma questa l'ha voluta riportare, questa frase, un errore fare i tamponi agli asintomatici, diciamo che forse è stato il più grande errore che sia stato fatto durante la pandemia, perché gli asintomatici sono quelli che veicolano il virus e che trasmettono l'infezione. E fra poco vedremo in che termine la trasmettono. Il Veneto dà subito una risposta alla Lombardia e all'Italia. Pensate che a Voeguaneo il virus aveva già infettato il 5% della popolazione prima di creare casi clinici sintomatici. E così tutti sono stati, ma proprio tutti i cittadini, tutti tamponati e quelli positivi isolati. Ci ha interrotto la trasmissione del virus e quindi i contagi. E voi vedete che il Veneto ha l'asticella più lunga, nel senso cioè che faceva più tamponi in quel periodo di tutte le altre regioni italiane. Noi abbiamo fatto uno studio di recente anche su questa problematica e abbiamo visto quanto il numero di tamponi, con il professor Rizzo della Facoltà di Economia, quanto il numero di tamponi incideva sulla mortalità. In Veneto, dove sono stati fatti molti più tamponi della Lombardia, la mortalità era certamente molto ridotta rispetto a quella lombarda. D'altra parte, che gli asintomatici avessero una portanza capitale nel trasmettere l'infezione, si poteva già evincere praticamente ad aprile del 2020 quando uscì, guarda caso, un articolo su Nature con l'ultimo nome Crisanti, il quale aveva detto che in realtà non c'è una differenza statistica nella carica virale tra gli asintomatici e i sintomatici. Questo è stato fatto con delle metodologie, con degli approcci, diciamo, scientifici molto, molto, molto avanzati. Per cui, diciamo, questo non è soltanto quello che dice l'articolo, ma ho cercato un po' di riassumere le conoscenze un po' ad oggi, che ci sono sintomatici che resteranno tali, che sono portatori del virus, che potrebbero avere una bassa carica virale e quindi bassa probabilità di contagiare. Subito dopo però ci sono gli asintomatici che dopo qualche giorno svilupperanno i sintomi, cioè i cosiddetti presintomatici, che sono i più pericolosi di tutti, perché presenterebbero una elevata carica virale con una conseguente maggiore probabilità di essere contagiosi, almeno fino a 9 giorni. Poi ci sono i paucisintomatici che presentano sintomi lievissimi che possono passare inosservati, ma che potrebbero avere una carica virale diversa e probabilmente più elevata, e soggetti non più sintomatici, guariti dall'infezione, ma che possono tornare ad essere positivi. E vediamo la situazione di quei giorni che riguardano i mesi di marzo e aprile 2020. Si stava già assistendo ad un esorbitante numero di contagi nel nord Italia, un aumento di decessi nei reparti ospedalieri, nelle terapie intensive. Si osservava che gli anziani, gli over 80, erano in assoluto i più colpiti. Non esistevano terapie specifiche, soltanto studi sperimentali. Il vaccino era ancora lontanissimo, non si parlava minimamente di vaccino. Sebbene ci sia un aneddoto che ho trovato molto interessante, che in quei giorni, pensate, l'inventore del vaccino BioNTech, che è il turco appunto che vive a Berlino e che con la moglie hanno creato il vaccino, avevano già pensato proprio in quei giorni in Germania a questa strepitosa idea di cominciare a lavorare per il vaccino. Sempre a marzo-aprile la pandemia mette a dura prova tutto il sistema sanitario nazionale. Non esiste la medicina territoriale, non ci sono mascherine. Pensate che il fabbisogno era a quell'epoca
di almeno 100 milioni di mascherine al mese. Non ci sono altri dispositivi di protezione, camici monouso, visiere, sono insufficienti. Comincia ad assistersi alla morte di numerosi medici ed infermieri. Ecco quello che mette a nudo la pandemia fin dai primi mesi della sua insorgenza. E questo purtroppo a che cosa è dovuto? È dovuto soprattutto a questo che è scritto in questa slide qui. Il Ministero della Salute, sebbene avesse sollecitato più volte, non aveva un piano antipandemico al 7 febbraio 2020 e non era aggiornato da almeno 10 anni. Questo nonostante l'OMS avesse chiesto di aggiornarlo seguendo linee guida concordate. Non esisteva una previsione di mascherine, non c'erano scorte di DPI, il paese partiva da zero, letteralmente da zero. L'Italia, stiamo parlando di un paese con uno dei sistemi più avanzati, sanitari più avanzati del mondo. Miozzo aveva svelato anche altro, limitare i tamponi era una scelta obbligata. Ecco da dove viene la verità. Volevo preservare i dispositivi professionali per medici e infermieri e ho iniziato a dire mettiamoci una fascia, una sciarpa o un foulard. Nel 2018 l'OMS sosteneva che il mondo doveva aspettarsi un'epidemia di influenza killer e anzi deve essere sempre vigile e preparato in modo da poter combattere la pandemia prossima che sicuramente si verificherà così come si è verificato. Parlavamo di morti, il numero dei medici morti in Italia, ciascuno di questi quadratini rispettivamente nella prima e nella seconda ondata, ogni quadratino e un medico sono 326, ma guardate le differenze dei medici morti rispetto all'Europa. 50 in Francia, 70 in Spagna, solo per citare degli esempi, 22 praticamente giù di lì in Germania, 36 in Inghilterra. Che siano di più, non lo so, queste sono le fonti che ho trovato riportate. E ovviamente le cause vanno ricercate proprio in quella slide precedente. Non c'erano dispositivi di protezione da parte dei medici. I pazienti andavano negli studi infetti, i medici si infettavano e trasmettevano l'infezione. E quindi l'infezione si propagava vistosamente, veramente come una ondata purtroppo mortale. D'altra parte è il periodo in cui il Covid esplode nelle RSA. Pensate che in Lombardia praticamente ci sono stati almeno 3.378 morti proprio in quel periodo e anche lì la Lombardia, che era diciamo sempre al top della sanità non soltanto italiana, alcuni dicevano, ma anche forse di tante altre nazioni europee, è al primo posto per numero di decessi, per mancanza di DPI. Dove vanno ricercate le cause? Qui, nell'impossibilità nell'eseguire i tamponi, perché non c'è personale, perché non c'è personale adeguatamente formato, perché non ci sono tamponi, perché non ci sono reattivi. Poi aggiungere l'assenza del personale e la difficoltà anche dell'isolamento dei pazienti nelle RSA, RSA che erano sempre strapiene di persone che ovviamente hanno propagato e diffuso l'infezione da Covid-19. Scoppia il caso Bergamo, i morti non sono più accoglibili nei cimiteri. E soprattutto questo è un caso emblematico perché nella notte tra il 18 e il 19 marzo 2020 i carri funebri camion, non i carri funebri camion, partono con le bare e li portano praticamente in quelle località, tra cui anche Ferrara, per poter dare una degna sepoltura a queste persone che sono morte di questa malattia. Il territorio comincia a organizzarsi, viene varato un decreto legge che praticamente istituisce le unità speciali di continuità assistenziale, cioè le USCA. Il medico, sono squadre di medici giovani, presi naturalmente in fretta, senza un'adeguata preparazione, incaricati di fare visite, almeno inizialmente, di fare visite domiciliari ai malati di Covid che non hanno bisogno di essere ricoverati in ospedale. Qua ci sarebbe da aprire una parentesi, da richiuderla. Il medico di medicina generale fa il triage telefonico e comunica all'USCA il nominativo e l'indirizzo dei pazienti che non necessitano del ricovero ospedaliero. L'USCA allora le prende in carico, può proporre poi la prescrizione di farmaci ed eventualmente proporre il ricovero in ospedale per i casi che dovessero
risultare grave. Anche qua ci sono delle enormi criticità, soprattutto per gli anziani soli, gli anziani che in ogni caso non potevano essere presi in carico dalle USCA per mille problemi, che qua non è il caso di ovviamente di elencare, e che comunque le USCA hanno svolto alla fine di tutto, insomma, un buon lavoro, non un eccellente lavoro, ma un buon lavoro che ha consentito, se non altro, di apporre dei rimedi per quanto riguarda una terapia a domicilio per i pazienti, e in modo da evitare a questi pazienti l'andata in ospedale, soprattutto l'incubo di dover andare nelle terapie intensive ed essere sottoposti ad intubazione. Resta certo aperto un grande problema di come curare i pazienti con il Covid-19. Era un periodo in cui regnava incertezza e confusione. Il soggetto lievemente sintomatico, al soggetto lievemente sintomatico gli si diceva prendi la tachipirina in attesa di fare il tampone, oppure il soggetto che aveva fatto il tampone e che era febbrile, prendi la tachipirina e non prendere altro, quando purtroppo era ben altro quello che stava succedendo, diciamo, in quella persona legata proprio alla patogenesi del SARS-CoV-2. Era un periodo in cui tanti farmaci che erano già sul commercio vengono rispolverati, viene rispolverata l'idrossiclorochina, gli Plaquenil, compresse che vengono utilizzate normalmente come antiparassitari e che sarebbero dotati, come tra poco vedremo, anche di una potenziale attività antivirale. La colchicina, farmaci contro l'HIV-AIDS, sono stati fatti tantissimi seminari, riunioni con la regione a cui ho partecipato anche io assieme agli infettivologi e a tutti gli altri, tutte le altre figure professionali con cui ci incontravamo appunto in remoto con la regione, proprio per vedere quali potessero essere i farmaci da utilizzare per il trattamento della malattia. L'ivermectina. Non c'erano ancora i farmaci specifici anti-SARS-CoV-2, per eccellenza i farmaci specifici sono gli anticorpi monoclonali, di cui adesso disponiamo, almeno per uso ospedaliero, ma non per il trattamento domiciliare. Ma c'erano però altri due farmaci. Uno era praticamente stato utilizzato da poco, che era appunto il tocilizumab, e l'altro invece era il remdesivir. Il remdesivir, che era un farmaco che già esisteva, era l'unico antivirale che esisteva, diciamo, che era stato utilizzato forse con successo, forse dico con successo, per il trattamento della malattia da virus Ebola, e che poteva trovare una giusta collocazione anche per quanto riguarda la malattia da Covid-19, che tuttavia poi molte ricerche hanno smentito questo per determinati motivi. E poi c'era il sovrano dei farmaci antinfiammatori, che è lo steroide, il cortisone, che è il più potente antinfiammatorio che esiste. E allora vediamo un pochettino cosa succede con questo virus. Il virus è un virus a trasmissione respiratoria prevalentemente, voi vedete qui che tutte queste frecce non è che vadano a casaccio, vanno praticamente a farci vedere che anche gli oggetti che noi tocchiamo potevano essere un veicolo di infezione, così come anche gli abiti, così come anche le superfici piane, si cercava di capire quali fossero le superfici, diciamo, che potessero rivestire un ruolo maggiore nella trasmissione di questo virus, quelle di legno, le più pelose, o quelle d'acciaio o meno, ma in realtà la freccia più grossa è proprio quella della trasmissione respiratoria, cioè quella che viene per droplets, che consente al virus, che voi vedete qui in alto in uno schema, SARS-CoV-2, di attaccarsi mediante la proteina spike praticamente al recettore AC2 e quindi di combinare tutti i guai che da esso derivano. E allora, se voi pensate che andando dalla spagnola al coronavirus, il virus, il SARS-CoV-2 infettava praticamente due persone e mezzo, la MERS l'1%, la SARS l'1%, la spagnola addirittura meno del coronavirus. Ma se guardate per esempio il morbillo, una sola persona è in grado di contagiarne 18, la pertosse 15, il vaiolo 6.
Tutto questo anche mediante un colpo di tosse ravvicinato, meno di un metro. Quindi non era, diciamo, un virus particolarmente letale, almeno, diciamo, quando esso è apparso in questo scenario. Addirittura, praticamente l'Ebola, in termini di letalità, era il 60%, guardate quello che invece erano le altre, la SARS poco più del 9%, la MERS praticamente circa il 34%. Ma comunque vediamo un po' il percorso, il cammino che fa questo virus quando incontra l'ospite su cui deve produrre la malattia. Il virus entra attraverso gli occhi, non dimentichiamoci di questa cosa importantissima, non entra soltanto attraverso le mucose nasali o la bocca, entra attraverso gli occhi, perché negli occhi, nella congiuntiva, ci sono questi recettori ACE2. Poi praticamente, siccome le vie nasali e la via, le faringe rappresentano sicuramente le porte d'entrata molto importanti, forse anche in virtù dell'elevata carica virale che si viene a localizzare in questi distretti, poi questo virus si porta ai polmoni e non fa un lungo percorso, ma tutto questo avviene in una manciata di ore, sapete? Perché pensate, il virus entra, si lega al recettore ACE2, si porta al polmone, dove determina un danno immunitario in quanto avviene una infiammazione molto importante e il paziente lamenta quei sintomi tipici di una severa polmonite interstiziale che possono anche esitare in una ARDS. Dal polmone poi vedete che cosa fa? Succede qualcosa di straordinario che certamente non avveniva con l'influenza, cioè c'è una cascata citochimica impressionante. Le citochine sono, per i non addetti ai lavori, sono molecole infiammatorie che amplificano un'infiammazione che è già iniziata e che sfavoriscono le condizioni, portano, diciamo, a distruggere le condizioni, diciamo, di difesa del paziente. Soprattutto ne vedete una sottolineato in eretto che recluta i neutrofili a livello polmonare e che concorre ad amplificare ulteriormente l'effetto antinfiammatorio, e questa cascata citochimica è responsabile di quella che è appunto la tromboendotelite, la trombosi endotelite, che si ripercuote in senso negativo e mortale su tutti gli organi ed apparati del nostro organismo, quindi dal cervello, l'occhio, fegato, rene, nessuno si salva praticamente. Tutto questo quindi, qua vedete le citochine e anche i farmaci che vanno a targetare queste citochine così importanti, tra questi vedete anche il tocilizumab, vedete il cortisone, vedete la clorochina, ne vedete tante. Vi voglio anticipare con questo che inizialmente le autopsie non si facevano per il Covid, non le faceva nessuno, non le facevano neanche i cinesi le autopsie per il Covid, e quando hanno incominciato a farle hanno visto che il danno era limitato ai polmoni, che c'era un danno diffuso alveolare, un'infiammazione cronica, un edema della mucosa bronchiale, ma non si parlava di quello che invece sarebbe scaturito da lì a breve, cioè di quel famoso tromboembolismo venoso che rappresenta forse la vera causa di morte di questi pazienti. I pazienti che venivano trattati inizialmente venivano insufflati con l'ossigeno, ma l'ossigeno che cosa poteva fare se c'erano i trombi? Niente. Il paziente moriva perché c'erano i trombi. Per tante motivazioni, ma perché c'erano i trombi. Era un periodo quello in cui la Francia, che inizialmente non aveva creduto tanto nella pandemia, a un certo punto, quando comincia a contare i propri morti, oltre circa 15.000 morti verso l'inizio dell'aprile 2020, si affaccia alla ribalta il professor Didier Raoult, che è il direttore dell'Istituto di Malattie Infettive Tropicali dell'Università di Marsiglia, il quale è notoriamente forse il più grande parassitologo del mondo, non è un virologo, e che aveva testato lui la clorochina, l'idrossiclorochina in vitro, quali potenziali armi terapeutiche contro l'infezione SARS-CoV-2 in vitro, ed aveva ottenuto dei risultati eccellenti. Allora l'ha provato anche in vivo e ha visto che il farmaco funzionava, cioè nel senso che i pazienti miglioravano. E miglioravano a tal punto che di fronte a quell'istituto praticamente accorrevano centinaia di pazienti al giorno, non solo per fare il tampone,
ma anche per averne la cura. Non so se voi vi ricordate, in Italia c'è stata la corsa a comprare l'idrossiclorochina, visto anche che il prezzo del farmaco era circa 2,60 euro, e quindi se non c'era lo facevano ordinare, perché chissà, se mi viene il Covid mi tratto con l'idrossiclorochina. Voi pensate che per la prima volta nella storia della Repubblica Francese e nella storia della Francia, un presidente della Repubblica va da Didier Raoult per conoscerlo e per capire se questo farmaco poteva avere un largo impiego da stratificare nella popolazione francese. È intervenuto poi l'OMS, è intervenuto poi tanti organi che hanno bloccato la somministrazione dell'idrossiclorochina, non fosse altro per gli effetti collaterali che si potevano sviluppare a livello cardiaco e anche a livello dell'elettrocardiogramma, per cui inculcò la paura nella gente che non si poteva fare una medicina fai da te, né tantomeno con altri farmaci, né tanto più con l'idrossiclorochina. Per cui hanno stoppato almeno gli studi ufficiali sull'idrossiclorochina, che poi sono invece ripresi grazie a quella famosa lettera formulata da 100 scienziati di tutto il mondo, che hanno detto all'OMS: probabilmente il lavoro che è stato pubblicato da Lancet è sbagliato, l'analisi statistica è sbagliata, riprendiamo l'uso dell'idrossiclorochina. Ma allo stato attuale ancora non c'è, diciamo, un grande consenso e comunque non è ufficializzato. Trump naturalmente seguì l'esempio. Allora, se voi vedete in questa immagine qui, voi vedete che in effetti contro quei farmaci che io ho esposto prima, non c'è nessuna raccomandazione, né verso l'ivermectina, né verso l'idrossiclorochina, né verso i farmaci anti-HIV, né verso il remdesivir, che è l'unico antivirale che era stato licenziato come farmaco praticamente in grado di combattere il Covid, ma l'unica evidenza forte era per i corticosteroidi. E allora, che cosa dare a questi pazienti? Steroidi? Sì, certamente. Eparine? Sì, alla luce ovviamente del fatto che ci sono i trombi. Antibiotici? Non più, perché gli antibiotici, adesso anche, diciamo, le nuove disposizioni ministeriali, praticamente dovrebbero essere somministrati soltanto se vengono dimostrati chiaramente che c'è una sovrainfezione batterica, ma non posso entrare in merito ai protocolli attuali che vengono appunto impiegati, tra quello anche regionale, che ci ha mandato da poco il direttore generale, per quanto riguarda sia l'uso degli steroidi che di tutti gli altri farmaci anti-SARS-CoV-2. E allora andiamo a vedere da vicino il cortisone. I lavori cominciavano a uscire e cominciavano a dire che quando c'è un incendio non si può aspettare che le cose peggiorino per spegnere il fuoco, ma è da utilizzare subito, all'inizio dell'infezione, e non a pazienti già compromessi, proprio per spegnere l'incendio che stava divampando. All'epoca le linee guida ministeriali però non davano il dosaggio e suggerivano di aspettare 3 giorni, che mi vede contrario a questo tipo di approccio, e soprattutto non precisano quanto e quale cortisone dare. E hanno cominciato a dire che il cortisone deprime le difese immunitarie, ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un farmaco antinfiammatorio che, se saputo somministrare nelle dosi giuste, non deprime affatto le difese immunitarie. E allora, ritornando a quello schema che avevamo costruito in passato, in un lavoro pubblicato, quando dare praticamente questi farmaci e quando ricorrere agli steroidi? Probabilmente qui, quando il virus replica all'impazzata, prima di arrivare al polmone e prima di causare quella famosa cascata citochinica che si ripercuote così tanto negativamente sul nostro organismo. E gli antivirali allora? Ma gli antivirali sono soltanto ad uso ospedaliero. L'eparina senz'altro, ma nei soggetti allettati, non a tutti, non alle persone sane che hanno qualche sintomo, premesso che gli asintomatici non vanno trattati. E allora, il remdesivir, di cui fra poco parleremo, lo si potrebbe dare proprio qui, così come lo steroide. Se voi andate a vedere quello che succede all'inizio, nel soggetto asintomatico, nei sintomi lievi, con sintomi lievi, è lì che avrebbe ragione di esistere un trattamento domiciliare. Perché poi l'infezione va avanti, la replicazione virale, man mano che la risposta immunitaria, vedete questa enorme freccia azzurra, si ingrossa, cioè nel senso cioè che la cascata citochinica sta diventando così importante, così destruente e così pericolosa per la vita di quella persona,
allora poi deve essere curato questo paziente. Ma il timing esatto di quando somministrare questi farmaci qual è? Certo, ci sono dei timing. C'è un timing per il cortisone che dovrebbe, secondo alcuni, essere somministrato a incendio già avanzato, e io non sono d'accordo su questo. Gli antivirali, il remdesivir, ok, va bene il remdesivir, ma il remdesivir esiste in una formulazione per via endovenosa, non è scevro di effetti collaterali, e quindi noi avevamo proposto sempre in quel periodo una formulazione per via aerosol, che adesso abbiamo ripreso attraverso anche la chimica farmaceutica dell'Ateneo Estense e con altre di altre regioni, per cercare appunto di vedere se possiamo portare avanti questa idea. Il Covid si è presentato fino adesso in tre ondate. Queste ondate di pandemia hanno colpito l'economia globale, vedete l'imprenditore che è praticamente in balia delle onde qui nel disegno, causando il collasso delle società e delle imprese. Ad oggi praticamente anche i voli, i trasporti hanno avuto delle ripercussioni enormi, circa l'85% in meno, un incredibile incremento delle ore di cassa integrazione, un'incredibile riduzione delle prenotazioni ai ristoranti, ma tanto per fare degli esempi che sono quelli più pratici, senza poi parlare di quello che è invece la ripercussione del lavoro. Persi circa 1 milione di posti, un tasso di disoccupazione circa 10% e oltre 30.000 imprese, come riferiscono le varie Camere di Commercio nazionali, praticamente sono state perse nel primo trimestre del 2020. Quindi una catastrofe, una devastazione economica che non ha precedenti praticamente nell'umanità. Intanto il contagio si dilaga. Negli Stati Uniti, pensate, a marzo del 2020 mezzo milione di decessi e i morti in Europa erano circa 939.000 praticamente. Nella prima ondata, quello che succedeva nella prima ondata è diverso da quello che è successo nella seconda ondata, avvenuto rispettivamente il 24 febbraio all'11 giugno la prima e dal 14 settembre al 31 dicembre la seconda. Ma la differenza in che cosa è stata? Che nella prima, oltre al numero di morti inferiore, circa 34.000, poche regioni sono state coinvolte, sebbene l'età anziana fosse quella più bersagliata, la più colpita, ma invece nella seconda ondata i morti sono stati 50.000. Quasi tutte le regioni sono state colpite, l'età giovanile è stata colpita in prevalenza, praticamente, ma anche l'anziano e anche ovviamente l'ottantenne, l'anziano comorbido e l'ottantenne o l'over 80. E in mezzo che cosa c'è stato? Perché questo si è verificato? Perché c'è stato il lockdown. Cosa ha fatto il lockdown? Ha allentato ovviamente quelle norme restrittive che con grande fatica avevamo costruito attraverso i vari DPCM, attraverso gli enormi sacrifici di tutti noi, ma anche di chi ha chiuso, di chi ha perso il lavoro, e che poi invece si sono sbottonati tutti con praticamente l'inizio, con metà maggio del 2020, che ha portato praticamente a questa conseguenza che si è tradotta praticamente in una seconda ondata con molti più morti. La terza ondata invece è quella che poi ha portato la differenza dei morti con oggi, che sono circa 124-125.000, e tutte le età e tutte le regioni. Affrontando l'argomento clinico, possiamo dire certamente che, come diceva Totò, il coronavirus non è a livella, cioè vale a dire colpisce tutti, non fa distinzione, muoiono tutti, colpisce tutte le classi sociali. Il coronavirus amplifica le diseguaglianze rilevanti già presenti nella nostra società nazionale e locale, certamente. Abbiamo definito questa malattia come un pianeta, proprio per l'aspetto variegato di questi sintomi che colpiscono il paziente affetto da infezione da SARS-CoV-2. Una malattia con tantissime sfaccettature che vi fanno vedere che a seconda delle classi d'età prevalgono gli uni e gli altri sintomi. L'ipossia silente, l'encefalopatia, la parestesia, il rash, la fatica, la perdita del gusto e dell'olfatto, dolori muscolari e così via, compresi poi quei segni di laboratorio che sono foriere ovviamente del possibile inizio di un tromboembolismo. Ma i sintomi che noi vediamo soprattutto nel nostro contesto ospedaliero sono la febbre, il respiro breve, la dispnea, la fatica, la tosse, talvolta la diarrea, talvolta l'emotisi,
sono tutti sintomi che qui vengono rappresentati, diciamo, a scalare, ma che non c'è una regola ben definita e soprattutto quali sintomi compaiono nei giovani e quali sintomi compaiono negli anziani. Questo problema clinico non solo si palesa, diciamo, all'atto della presentazione clinica dell'infezione da SARS-CoV-2, ma anche dopo. Voi vedete quanto praticamente in quella malattia che è stata chiamata post-Covid sia così importante il sintomo della fatica, il sintomo dell'anosmia, il sintomo della disgeusia, la perdita dell'appetito, la mialgia, per cui praticamente si è creata praticamente una nuova entità di sintomi, i quali sono tutti ascrivibili, come vedete in questo, diciamo, disegno che è sovrapposto, che si è sovrapposto, praticamente alla cascata citochinica, all'eccessiva infiammazione che fa sì che il paziente, anche se viene dimesso guarito, poi ricada e ripiombi in una serie di sintomi che magari non erano prima presenti, ma che compaiono dopo, o che magari prima non erano così evidenti, ma che si amplificano dopo e che possono persistere, almeno delle osservazioni che finora ci sono state, praticamente a distanza di 6 mesi, anche un anno, praticamente con questi sintomi. E questo è un articolo molto bello che è intitolato questo paper come Covid-19 Lasting Misery, per farvi vedere appunto come praticamente queste immagini del polmone siano praticamente ci facciano vedere un danno infiammatorio persistente praticamente che non migliora neanche dopo 12 settimane dalla dimissione. Nel maggio del 2020, quando ero un pochino più velocemente, l'Istituto Superiore di Sanità cominciò a delineare bene quali erano le patologie che aggravavano la malattia da SARS-CoV-2 ed erano tre fondamentalmente: l'ipertensione arteriosa, le cardiopatie e il diabete. E poi l'insufficienza respiratoria è stata la complicanza più osservata. Voi le vedete qui rappresentate, qua stiamo parlando di circa un anno fa, ma le cose non sono cambiate a distanza di un anno. Perché se andiamo a vedere praticamente questo grafico, al 28 aprile 2021 l'Istituto Superiore di Sanità traccia sempre gli stessi connotati, cioè vale a dire con le stesse identiche comorbidità praticamente che si osservavano anche lo scorso anno. Questo appunto per poterci dire che queste comorbidità praticamente sono quelle che aggravano la malattia anche nel soggetto non over 80, nel sessantenne, nel cinquantenne e che possono far avere un decorso dell'infezione ben più grave con possibile anche esito fatale per questi pazienti, proprio se sono presenti queste comorbidità. Oggi Ho portato questa immagine per farvi vedere quello che era successo, ormai vecchia questa immagine, perdonatemi, con l'AIDS dalla sua insorgenza fino ai giorni nostri, anche se si ferma praticamente al 2005 questa slide, per farvi vedere quanti anni ci sono voluti prima di avere un farmaco, comunque un gruppo di farmaci, di molecole altamente efficaci che hanno rappresentato la svolta della cura della infezione da HIV. Pensate, dal 1982, da quando la malattia è apparsa al mondo, al 1996, dopo 14 anni, c'è stata la terapia antiretrovirale altamente efficace, scoperta appunto negli Stati Uniti da un cinese che lavorava praticamente negli Stati Uniti, dal dottor Ho. Quindi sono voluti tanti anni, ma sicuramente tutti, diciamo, le categorie professionali erano state coinvolte per trovare una cura efficace e per far sì che per l'infezione da HIV/AIDS diventasse adesso una malattia cronica con la quale si vive benissimo e che ha la stessa aspettanza di vita addirittura di un soggetto normale. Ma per il Covid le cose sono andate molto, ma molto più velocemente. Voi vedete che Ercole cerca di distruggere Hydra e quindi noi abbiamo l'uomo contro il Covid che dispone oggi di farmaci classici, antinfiammatori, antinfiammatori di ultima generazione, anticorpi monoclonali e vaccini. Certamente l'arma strategica più importante che ha rappresentato una svolta praticamente per la cura, speriamo, e per la prevenzione di questa malattia è sicuramente quella che rappresenterà
la veramente chiave di volta per la fuoriuscita dalla pandemia. Ci Quindi come. sono tanti farmaci, vediamo qui che Rapuri, che si è cimentato, uno dei vari scienziati al mondo italiano, famoso proprio perché fabbrica anticorpi monoclonali e vaccini nella sua Siena, ha fabbricato degli anticorpi monoclonali che rappresentano praticamente un'importantissima opzione terapeutica per soggetti non ospedalizzati e che pur con malattia lieve e moderata risultano ad alto rischio di sviluppare una grave forma da Covid-19. Ce li abbiamo a disposizione dei nostri ospedali, sono stati realizzati, quindi abbiamo uno strumento in più dal punto di vista terapeutico, sicuro e altamente specifico, sebbene sia costoso, e che è stato postulato che l'ideale sarebbe che questo monoclonale potesse essere somministrato già a livello territoriale per potenziare la medicina del territorio. Andiamo a vedere quello che è successo nei vaccini negli anni, mi sto avviando verso le conclusioni. Pensate che per fare il vaccino contro la varicella ci sono voluti 28 anni, così pure praticamente per il papillomavirus 15 anni, rotavirus 15 anni, l'esavalente, quello che fanno tutti i bambini, cioè le difterite, pertosse e tetano, poliomielite, hemophilus influenza, epatite B, ci sono voluti 11 anni. E per il Covid 18 mesi. Quindi pensate, in una manciata di mesi l'uomo è riuscito a fabbricare un vaccino praticamente che può contrastare una malattia verso la quale almeno inizialmente si pensava che non ci fosse nessuna speranza in tempi così brevi. Quindi per I riassumere. vaccini sono tanti, voi vedete che ci sono vaccini ad RNA, il vaccino appunto della Pfizer-BioNTech e il vaccino Moderna sono praticamente dei vaccini modernissimi, sebbene lo stesso principio venisse impiegato anche di recente per trovare un vaccino contro il cancro, sono stati impiegati adesso per il Covid-19, cioè vaccini poi che hanno un vettore virale, generalmente un adenovirus geneticamente modificato come l'AstraZeneca, come lo Sputnik V che è appunto formato invece da due adenovirus, due vettori differenti e che è prodotto dalla Russia. Poi abbiamo un vaccino cinese che ancora non è penetrato appunto se non in Cina, ma deve ancora diciamo essere sottoposto a ulteriori saggi prima di poterlo testare anche in altri paesi. E poi l'ultimo, il vaccino Janssen. E voi vedete che tutti questi vaccini, che praticamente consistono in due somministrazioni, tutte tranne il Janssen, che praticamente consiste in una sola somministrazione, e poi quasi tutti si differenziano praticamente per quanto riguarda la temperatura di conservazione che inizialmente aveva creato delle perplessità, soprattutto per Pfizer-BioNTech e per Moderna. In realtà sono dei vaccini che hanno un meccanismo talmente originale che voi pensate che sono delle nanoparticelle lipidiche di grasso, quindi che circondano una striscia di RNA, detto RNA messaggero, che ha la funzione di trasportare quell'informazione, cioè di far fabbricare la proteina spike all'essere umano, praticamente verso la quale poi si svilupperanno gli anticorpi. Quindi un'idea straordinaria legata ad un meccanismo abbastanza semplice, se vogliamo dire, che conferisce un'efficacia potentissima pari al 95% per non sviluppare, cioè ti impedisce nel 95% di non sviluppare la malattia grave, quella che porta alla morte. Naturalmente qua ci sono le varie differenze, tutti hanno terminato la fase 3, non mi voglio dilungare troppo in questa fase. Il vaccino russo Sputnik combina due adenovirus, come abbiamo detto. Alcune regioni, alcuni paesi lo hanno già acquistato, lo hanno utilizzato, da noi lo ha praticamente utilizzato San Marino, lo ha comprato e ha vaccinato la popolazione per la stragrande maggioranza con lo Sputnik V. Il Johnson & Johnson, abbiamo detto, monodose, un vaccino che sta cominciando a penetrare adesso, diciamo, anche da noi, si stanno distribuendo le prime dosi, è un vaccino che ha una elevata efficacia, praticamente che sembrerebbe, ma ancora non ci sono certezze, efficacia anche contro la variante indiana. Il vaccino Reithera purtroppo ha avuto un'interruzione, uno stop governativo per quanto riguarda i finanziamenti. Anche questo comunque era un vaccino
che utilizzava un adenovirus che proveniva dal raffreddore, responsabile del raffreddore nel gorilla, e che era un vaccino del tutto italiano, che però purtroppo stava per uscire, ma comunque sfasato, a campagna vaccinale già praticamente terminata. Chiaramente non si sa adesso quali siano le vere ragioni che hanno indotto praticamente il governo ad interrompere la produzione del vaccino, ma sembrerebbe che si sia già costituito un movimento per riprendere la produzione praticamente di questo vaccino, praticamente che verrebbe prodotto praticamente a Castel Romano, vicino al sud dell'Italia. Ci sono poi le varianti di cui tutti noi sentiamo parlare, che incutono paura certamente. Ne è stata descritta una inglese, ne è stata descritta una sudafricana, ne è stata descritta una brasiliana, ne è stata descritta una indiana. Sono praticamente delle varianti che consistono in mutazioni. L'inglese ha 23 mutazioni, quella brasiliana, quella sudafricana ne ha 21, quella brasiliana ne ha 17. Sono delle mutazioni della proteina spike, che avvengono normalmente per tutti i virus e quindi anche per il coronavirus responsabile della Covid-19, per il SARS-CoV-2. Quindi allo stato attuale sembrerebbe, e questo è anche stamattina, l'OMS ha dato un dispaccio, anche se già si sapeva, che questi vaccini così fabbricati sono attivi contro le varianti, vale a dire le varianti non sarebbero in grado di inficiare l'efficacia dei vaccini tuttora in uso. Quella indiana certamente sta creando un po' di problemi, ha creato problemi, sta creando problemi in India, ma d'altra parte in India non c'è soltanto la variante indiana del SARS-CoV-2, ma c'è una popolazione pari a 1,5 miliardi di abitanti, con degli enormi problemi di sanità pubblica e di igiene pubblica, che ovviamente si è esacerbata con il Covid. Non ci sono bombe di ossigeno, non ci sono tamponi per tamponare la popolazione. Vi ricordo che l'India produce vaccini, uno dei paesi che al mondo produce più vaccini. Qui a fianco vi ho messo la fotografia dell'Inghilterra, perché in Inghilterra questa variante, soprattutto nella parte centro-settentrionale dell'Inghilterra, sta creando dei problemi, tant'è vero che Boris Johnson, che prima aveva aperto praticamente quasi tutto in questi giorni, addirittura con i locali anche al chiuso aperti, sta facendo dei mini lockdown proprio perché questa variante sta praticamente contagiando tanta gente, e voi sapete che l'elevato numero di contagi inevitabilmente si traduce in un elevato numero di ricoveri e quindi anche di morti. Ci sono circa 200 vaccini che si stanno studiando in tutto il mondo, compresi quelli cinesi, ci sono tantissimi vaccini in corsa. Questi vaccini però che cosa ci hanno consentito? Ci hanno consentito di dare una svolta alla pandemia da SARS-CoV-2. E guardate quello che è successo con la pandemia da quando sono stati messi in circolazione questi vaccini. Questi vaccini, finora, questa è una fotografia che risale a 2 giorni fa, ci sta facendo vedere come la copertura vaccinale sia praticamente stata iniziata e poi estremamente potenziata, e vede il Veneto al primo posto, e tutte queste dosi praticamente hanno raggiunto, devo dire, una cifra consistente soprattutto nella popolazione fragile. Vedete qui, dai 60 ai 70 anni, dai 70 ai 79, 80 ai 89, dove ci sono i numeri maggiori, resta ancora scoperta la popolazione giovanile, ma anche per questo praticamente ci si sta muovendo, perché come abbiamo detto inizialmente, o se non l'abbiamo detto lo diciamo adesso, i giovani certamente rappresentano tra i maggiori diffusori del virus. Se poi si va a pensare che tra questi giovani ci sono anche i super diffusori e che non sono vaccinati, questo può creare dei problemi anche ai vaccinati, perché i vaccinati possono essere contagiati, non dimentichiamoci che anche i vaccinati possono essere contagiati e devono portare la mascherina, e quindi il vaccino protegge soprattutto dalla, diciamo, dalla gravità di andare incontro alla malattia grave, quindi dell'infezione da SARS-CoV-2. In che cosa si è tradotta quindi la campagna vaccinale fino adesso? In una riduzione del rischio di contagio, in una riduzione del rischio
di diagnosi con successivo ricovero in ospedale. Voi pensate che dopo 35 giorni della prima dose, meno del 90% praticamente del rischio praticamente. E poi soprattutto vedete l'evoluzione del numero di decessi. Guardate, dopo 35 giorni della prima dose si è già assistito ad un 95% in meno per i decessi. Quindi diciamo un effetto estremamente importante, estremamente incoraggiante, che ci sta facendo capire che tutti devono vaccinarsi contro questa infezione, nessuno escluso, perché soltanto dalla vaccinazione possiamo logicamente sperare di uscire dalla pandemia. Ci ha insegnato qualcosa il passato? Beh, in parte lo abbiamo detto quello che ci ha insegnato, la stessa Ferrara ci ha insegnato tantissimo, non soltanto con la peste, ma anche con l'influenza. E in questo lavoro che sta per essere pubblicato abbiamo inserito due fotografie, pensate, una degli Stati Uniti d'America che all'epoca non era stata ancora scoperta la causa dell'influenza spagnola. Alcuni pensavano che fosse un batterio, altri pensavano che fosse un parassita. Anche illustri ricercatori italiani avevano postulato un'origine di un qualcosa che non si chiamava virus, ma che per le caratteristiche che essi dicevano si poteva paragonare ad un virus, che poi però è stato scoperto. Ma avevano capito che la mascherina preveniva il contagio e l'avevano fatta indossare anche a un gatto, perché si pensava che il gatto potesse essere foriero di infezione. Invece noi sappiamo che gli animali in questa infezione, come in tutte le infezioni da coronavirus, sono delle, diciamo, animali a fondo cieco, cioè noi possiamo contagiare i nostri amici cani e gatti, ma loro poi non fanno tracimare l'infezione all'uomo. E pensate, guardate quest'altra immagine molto curiosa, in una lezione di fisica all'Università del Montana negli Stati Uniti, dove vedete che le lezioni si tenevano all'aperto, però le persone sono assembrate e senza mascherina, quindi questo fa capire che in realtà questo concetto, diciamo, dell'assembramento, del contagio mediante droplets, eccetera, non era ancora così tanto ben radicato in quei 2 anni in cui la malattia ha fatto strage praticamente di centinaia di milioni, decine di milioni di persone. Cosa ci ha insegnato la SARS? Ma forse la SARS ci ha insegnato la cosa più importante, che è quella che avrebbero dovuto recepire i governi e quindi soprattutto l'Italia prima che scoppiasse lo tsunami in Lombardia, cioè che nell'età della globalizzazione nessun paese può permettersi di trascurare, nascondere, di tacere un'epidemia emergente. Tant'è vero che la SARS dalla Cina si diffuse senza che nessuno ne sapesse in altri paesi e soltanto allora l'epidemia è stata riconosciuta. I sistemi di sorveglianza quindi hanno messo in evidenza queste criticità, che i sistemi di sorveglianza della salute degli animali giocano un ruolo chiave nel prevedere, rilevare e contenere le epidemie attraverso la anche, diciamo, identificazione del serbatoio animale. Quindi, come ultima diapositiva conclusiva, possiamo sicuramente dire che queste epipandemie non saltano fuori dal nulla e non sono degli meri accidenti, ma conseguenze non volute dalla nostra azione. È stato visto che abbattendo le foreste per far spazio agli allevamenti, alle nostre città sovraffollate, si creano i presupposti per cui quell'animale e con sé il virus che esso trasporta se ne va da un'altra parte e quindi porta il virus, perché si alterano gli ecosistemi naturali che offrono riparo alla fauna selvatica, senza rispettare le prerogative degli animali, il famoso Bash-Meat, tutto ciò facilita purtroppo l'emergere e la diffusione di nuovi agenti infettivi. Dare la colpa ai pipistrelli serve a ben poco, se non a perdere di vista le vere ragioni per cui noi rischiamo di subire la prossima emergenza sanitaria globale, che oggi voglio dire che non è esclusa. Può di nuovo verificarsi, se non facciamo tesoro di questi errori, anche nel prossimo futuro. Andrà così? Io penso proprio di sì. Con questa diapositiva concludo e vi ringrazio dell'attenzione.